Sono una studentessa cinese, sono arrivata in Italia 2 anni fa per studiare l'opera lirica e per conoscere la cultura occidentale. Quando una mia amica mi ha detto che c'era la possibilità di candidarsi come volontaria per l'Expo, mi sono proposta subito. Mi aspetto di incontrare tanti stranieri e di presentare loro l'Italia che conosco. Penso di potermi mettere a disposizione, in particolare dei visitatori cinesi, che pare saranno molti, per rappresentare ai loro occhi l'Italia che sto conoscendo. Questa impresa è nata da un atto di volontà e anche da un'ambizione nazionale, quando l'Italia ha posto la sua candidatura a ospitare l'Expo. Sono passati parecchi anni, parlo di qualcosa che è accaduto prima del 2008 e dopo il 2008. E vedete, in questo periodo si sono anche succeduti tanti cambiamenti politici, sono cambiati sindaci, sono cambiati presidenti di regione, sono cambiati ministri, sono cambiati governi. Comunque, nonostante tutti questi mutamenti, abbiamo lavorato insieme nello stesso spirito, con forte senso dell'interesse nazionale. L'aumento della popolazione mondiale, che al 2050 toccherà addirittura i 9 miliardi di individui, imporrà un aumento della produzione agricola e alimentare senza precedenti. Nonostante questo, un terzo del cibo che produciamo finisce oggi in rifiuti. Oltre 800 milioni di persone rimangono denutrite, mentre circa 1 miliardo rischiano l'obesità, una contraddizione incredibile. Contemporaneamente, per ben 3 volte negli ultimi anni, l'indice dei prezzi alimentari della FAO ha raggiunto valori record, confermando come la domanda alimentare stia crescendo a un ritmo superiore all'offerta. Io credo che bastino questi richiami per confermare che riunire per 6 mesi in Italia oltre 145 paesi a dialogare su una frontiera come questa non è un fatto di scarsa rilevanza. Io penso che dovremmo esserne più consapevoli. Sì, ormai di questo siamo certi, più di 50 paesi, ed è un record, che hanno deciso di investire nella concezione e nella costruzione di un proprio padiglione. E a questi si aggiungeranno una novantina di paesi che porteranno all'Expo non certamente una partecipazione minore, ma la loro cultura. Il nostro sogno è quello di dar luogo a un'istituzione di alti studi e ricerca che da Milano Italia, offra opportunità di indagine e di alta formazione sui temi e le questioni di Expo 2015 nel mondo, prioritariamente nel nostro entorno europeo e in particolar modo nei confronti del Mediterraneo, europeo e non europeo. Sono in Italia già da 2 anni e ho tanti amici italiani, ma anche cinesi. Molti di loro, quando hanno saputo che mi sono candidata per diventare volontaria per l'Expo, mi hanno chiesto come poter fare per partecipare. Quindi spiego e racconto loro quello che sto facendo io, coinvolgendoli nel mio percorso. Diamo la prova che ci sono dei grandi momenti e ci sono delle grandi scelte in cui sappiamo esprimere la nostra comune responsabilità, la nostra visione dell'interesse generale. Per dirla in breve, governanti, rappresentanti delle istituzioni di prima e dopo il 2008, sulla grande carta dell'Expo Universale Milano 2015, la faccia ce l'abbiamo messa tutti e dobbiamo farcela tutti.